Bello. Buonasera, buonasera. Hello, it's me. I'm looking for. Ciao, come va? E trovati su Fallout, da un po' che non lo giocavamo. Sempre bello, lo alterniamo con Lego Marvel perché giustamente. Tra l'altro io vorrei provare con voi un bel back in the days, un bel salto del passato, anche per la mia cultura videoludica, diciamo, è anche molto collegata all'hip hop, no? GTA San Andreas, visto che comunque sul Game Pass hanno messo il remastered. Io una sera lo volevo provare con voi per vedere che cacchio hanno combinato con sta trilogy, no? Perché su Game Pass appunto hanno messo gratuito GTA San Andreas Remake. Ho detto, bah, proviamolo magari una sera. Poi ovviamente mi fate sapere. Comunque, come state? Come state? Tutto bene? Ben ritrovati nel post-apocalittico col nostro Jimmy Jax, il nostro protagonista di Fallout 4. Allora, dove eravamo arrivati? Dovevamo fare una quest o eravamo in giro? Ricordiamoci un attimo. Come va? Come va? Allora, abbiamo preso anche robustezza. Ottimo. Dati, ava scoperta. Fai piazza pulita qui, Sunshine Tiding Coop. Ah, quindi eravamo già in missione. Ok, perfetto. Ok. Allora, niente, riprendiamo da qui. Ok. Beh, Fallout è anche molto buono per poter chiacchierare, eh. Spero che abbiate visto comunque i due episodi di Occhio di Falco. Per chi li avesse visti, se vuole dire la sua, benvenga. Ma comunque sono piaciuti molto e ve li consiglio. Ti è arrivata adesso la notifica, bravi, bravi. Perché purtroppo le notifiche arrivano sempre un po' in ritardo da Twitch. È sempre una cosa caratteristica, mettiamola così. Non positiva, però sì. Però va bene, mi fa piacere, anzi. Perché a parte che vi ricordate gli orari, sempre alle 9:30. E in più c'è il bot su Telegram, quindi è fatto apposta. E soprattutto diamo anche il benvenuto anche alle persone nuove, quelli che sono entrati oggi sul gruppo Telegram, in particolar modo Pekka. Io non so se adesso è comunque live tra noi, però nel caso, benvenuto, benvenuto. Ma io non ho colpi però, come sopravvivo qui alle creature? Come si fa, come si fa? Vediamo un po' cosa c'è. Tanto però appunto mi ha sorpreso proprio in bene... Occhio di Falco, quindi. Mi potresti spiegare il gioco web Fallout? Allora, Blade Runner, a questo punto non lo conosci. Fallout è un gioco di ruolo della Bethesda, che è una software house famosa per i bug. No, ovviamente l'ho fatta così per scherzarci sopra. È un gioco open world. Open world vuol dire mondo aperto, mondo esplorabile. Fallout 4 è un post-apocalittico. Noi siamo praticamente del Vault, un gruppo di persone che si sono rintanate sotto per la guerra nucleare. E adesso siamo usciti perché appunto è finita la guerra, no? È esploso tutto, sono morte un botto di persone e tutto è distrutto, come vedi. E ci tocca sopravvivere facendo delle missioni. In particolar modo la trama di questo Fallout, quindi del quarto, a differenza del terzo, bisogna ricercare la nostra famiglia. Perché allora la moglie l'hanno sparato subito appena era ibernata, appena l'hanno tirato fuori dall'ibernazione l'hanno sparato. Mentre invece c'è ancora nostra figlia che è stata rapita da dei banditi, no? E piano piano appunto sopravvivendo, entrando nelle città, parlando con i personaggi, possiamo scoprire dov'è. Ed è tutta a nostra discrezione, noi possiamo fare quello che vogliamo. La Bethesda è famosa e fa questi giochi in maniera peculiare. Oh mio Dio, sono in un campo di radiazione, via, 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 via. È un post-apocalittico come te lo puoi immaginare nella vita reale. Ed è bellissima questa roba qui perché è tutto dipeso da noi. Le scelte, il modo con cui porsi con le persone. È un gioco di ruolo. E decidiamo noi cosa fare. Se ti regalassero un bitcoin, cosa ne faresti? Non so neanche come potessi regalarmelo. Partiamo dal suo presupposto. E ad oggi non potrei farci niente. È una criptovaluta che comunque non è più rimarchevole nel mercato azionario. Non saprei né come intascarlo né come cosa poterci fare perché non so neanche se potete mandarmelo o meno. Non è più moneta sonante, chiamiamola così. Come direbbe zio Paperone. Quindi comunque ben ritrovati a tutti nel post-apocalittico e mannaggia la miseria. Ci
Dobbiamo andare alla quest intendo missione, eh. Ovviamente se ci sono domande, eccetera, sono qua anche per parlare della Marvel, non solo, quindi non vi preoccupate. Mi piace un botto Fallout, è uno dei miei giochi preferiti. E il quarto è quello che ho giocato molto, molto poco. Partita la musica cattiva, quindi c'è qualcosa. Vabbè. Fallout 76 non l'ho giocato. Fallout 76 in realtà l'avevo preso su Play perché volevo portarlo in live console, però fisicamente non ci ho ancora giocato. Non ho avuto modo, l'ho preso in Limited Edition, cioè la cosa con tutti i pacchetti, ma ancora non l'ho giocato. Vorrei portarvelo poi più avanti in coop. Un Bitcoin sono tipo 50.000. Ah, ok, vabbè, ma un conto è saperli criptovalutare, cioè nel senso, ad oggi perché sono di 10 anni fa e non è usata, un conto, allora se ho modo di poterla sfruttare, di renderla reale, è un conto. Se deve essere un passaggio tipo WeTransfer come con le canzoni, non serve a niente. Il problema è quello, eh. Ma quanto cacchio è lontano sto posto? Fa vedere. Ah no, ci siamo arrivati, dai, siamo quasi arrivati, ragazzi. Bello, però esteticamente mi piace un botto. E non puoi andare in quella direzione, perché? Io vado dove voglio, eh. Hai capito il gioco? Vabbè, allora niente, andiamo di qua. Non scrive perché sto giocando a Lego Marvel, però ci sono sempre. Oh, lo stai già giocando? Come ti piace? Ti piace? Ti sta prendendo? Perché l'avevi visto poi da me e ti sei ripreso un po' bene. Sono contento, sono contento. Mi fa molto piacere questa cosa, mi fa molto piacere. Però sì, comunque tranquilli, cioè, l'importante è la presenza in chat, comunque se volete chiacchierare, a rispondere alle domande comunque della Marvel ci sono sempre. Ma il gruppo Telegram è aperto a tutti? Assolutamente sì, passa a scrivervi comunque su Instagram e vi mando il link del gruppo. O qualcuno che magari è mod può tranquillamente mandartelo anche qui in chat. Quindi sì, assolutamente sì. Sono arrivato a modo. Più avanti di me allora, mi sa, no? Ma per gestire i bitcoin bisogna studiarseli bene. Ma io non c'ho testa, guarda. Lascio perdere che è meglio. Possiamo usare la criptovaluta del fumetto? Come vi ho detto oggi su YouTube, su Telegram. Guardatevelo il video, eh. Così mi vedete coi capelli lunghi. Andatevi a recuperare quel video. Così vedete effettivamente un po' di collezione. E poi dopo mi chiedete le robe, giustamente, perché mi piacerebbe farle su TikTok con le robe lì, ma a parte che non ci sta né un video, sarebbe anche un po' inutile. Devo sempre controllare ovunque. Ho raggiunto il livello 7. E vai, sono salito di livello. Comunque sì. Ho detto vi piace anche Fallout e vi piace la mia chiacchierata e il mio intrattenimento, che così almeno alterniamo anche i giochi. Ok, talenti. Costituzione, mettere robustezza non sarebbe male. 20% di danni è utile. Borseggiare non ci interessa. Pugno di ferro a mani nude assolutamente no, perché ci shottano. Fuciliere sarebbe buono. È a distanza senza sosti. I fucili non automatici infliggono più 20, ovvero quelli a colpo singolo. È quello che preferirei usare. Anche se abbiamo già pistolero. Danni a una portata migliore già sarebbe meglio. Sarebbero più efficaci. Queste qua armi automatiche, va bene. Steampack ripristinano più vita, ci sta, ma non ne usiamo tantissimi perché ci vuole un po'. Stomaco di piombo è utile. Il tuo apparato digerente si è abituato ad essere in zona contaminata. Subisci via donazioni da cibi e bevande. Questo è ottimo, perché vuol dire che possiamo mangiare quello che vogliamo. Il P-Boy è fantastico. Io infatti voglio farvi la collezione perché ci sono le minifigure ed è stupendo. Lui è diventata una leggenda dei videogiochi. Assolutamente sì, lo adoro. Adoro il design, adoro perché è semplice, colorato. Mi piace da morire, mi piace da morire. Veramente, veramente molto bella questa idea del volto, cioè l'adoro. Fallout è stupendo, raga. Comunque c'è anche il DLC di Guardiani della Galassia volume 2, serio? Bellissimo. Un boss 5% dei semi dei nemici potrebbe esplodere in un tripudio di sangue. Non so quanto sia forte. L'alleato misterioso, chi è? Perché ti aiuta? Chi se ne frega? L'alleato misterioso appare misteriosamente nello SPAV per darti una mano con efficienza letale. Intrigante. Signore dei sogni. Come un emissario della morte può uccidere istantaneamente la persona che dorme. Questo è bello. Ma questo servirà solo nelle versioni avanzate delle quest. Per vedere se dobbiamo appunto prendere qualcuno di sorpresa. Molto bello. Hacker. Vabbè. Cane d'assalto. Ni.
Resistente alle droghe anche sarebbe utile. Scassinatore questi non li abbiamo perché ne abbiamo forza. Perché abbiamo messo a poco. Perché comunque non colpiamo a mani nude. Io ragazzi sono abbastanza tentato di puntare o sviluppo costituzione. Perché comunque aumenta di più il punto. O se no robustezza ai danni. Perché prendiamo tanto. Porca miseria. No, prendiamo un fuciliere. Dai, almeno uno di fuciliere lo voglio. Dai, cerchiamo di spalmare un po' i punti. Sto giocando Uncharted 3, però il mio preferito è il 2. Stessa cosa. Il quarto non l'ho giocato tutto, l'ho solo iniziato. Il terzo è stupendo per la sua lore. Vedi, tipo questi se li prendiamo di nascosto erano tutti morti. Aiuto, che paura. E assolutamente il 2 rimane il mio preferito per le ambientazioni. Lo adoro il 2. Mi piace un botto anche il terzo per la storia di lui da giovane, ma il 2 è stupendo, raga. Vedi, tipo questi che erano addormentati, potevo one shotarli se avevo la cosa figa. Prendiamo solo il tappo perché le sigarette fanno male. Non fumate. Sconsiglio a tutti di fumare. Questa non è una battuta. Lo dico veramente perché, insomma. Boccuccioni di scoiattolo potrebbero essere puri, quindi senza radioattivi. Ecco, completo di pelle di cervo radioattivo? No. Cannone teleginse? No. La pistola possiamo prenderla, però troppo peso. Ok, vediamo un attimo. Aspetta, fammi vedere se è una replica di questa qua. Ok, allora buttiamolo. Molto bene. Tappo assolutamente, munizioni assolutamente. Ok, questo qui è un baule industriale, c'è di tutto. Però va bene. Psycho Rad, sono medicinali. Baionetta leggero artigianale, potrebbe essere utile. Medaglione d'argento, possiamo rivenderlo. Torace da predone, vediamo subito se possiamo indossarlo, se no lo buttiamo. Allora, vediamo un po'. Allora. Ordina, come lo ordino? Ok, perfetto. Torace da pretone, no, fa la stessa cosa, quindi possiamo assolutamente buttarlo. Vedi, bisogna fare un po' di economia anche con l'inventario perché è un macello, sono su Fallout. Prendiamo anche la baionetta e adesso facciamo inventario. Un po' tutta la mia famiglia fuma. Non va bene, non va bene. Io lo sconsiglio, cioè mio padre si è fatto operare il cuore anche per questa e per tante altre robe, quindi te lo dico tranquillamente. Ho rischiato di perdere anche lui, quindi so bene, non fumate. Sconsiglio. Poi, ognuno fa. Ah no, era questo qui. No, cacchio, è molto più forte. Stai scherzando? E questo qui è quello che ho trovato. 8 e 6. Pesa 9. Oh, porca miseria, lascia fare. Bene, bene, bene. In realtà, se avessimo fortuna, potremmo trovare oggetti migliori. Perché è procedurale Fallout. Allo stile tipo di Borderlands. Non so se ci avete presente. Borderlands, io lo amo, ve lo dico. Bellissimo, Borderlands. È procedurale nel senso che ogni volta il gioco ti dà ricompense diverse. Anche in base al gioco. Quindi se io ricarico la mia partita, non in salvataggio, rinizio il gioco, in questo cassonetto io potrei trovare altre ricompense, non le stesse che sto trovando adesso. Questo vuol dire procedurale, come la mappa di Minecraft. Ogni volta è sempre diversa. Questa è proprio cultura videoludica sistematica. Per dire che appunto mi intendo di videogiochi anche sotto l'aspetto tecnico. Però giusto per dire. Ok, queste qua più o meno sono la stessa cosa. Più luminoso, vabbè. Questo fa un po' più cacare, buttiamo questa. E quanto abbiamo di peso? 206 su 220, perfetto. Riposiamo perché così ripristiniamo completamente la vita. Quindi facciamo 6, 5 ore, perché almeno tra le 5 e le 8 si dovrebbe recuperare un po' di vita. Poi bisogna stare attenti comunque in giro perché potrebbe diventare buio, però appunto mi sembrava giorno. Magari arrivano le creature e ci mangiano. Non si sa mai. Ok, bombetta. È un cilindretto, quindi chi se ne frega, un cappello. È un indumento, non mi interessa. Document ha trovato qualcosa, il cane. Peccato non si può dare il nome al cane. Praticamente The Walking Dead. Più o meno. The Walking Dead è diverso. Diciamo che The Walking Dead ha solo il concetto zombie. Qua non ci sono solo zombie, sono effettivamente mutati. È proprio un concetto completamente diverso perché lì The Walking Dead è ispirato solo e esclusivamente all'infezione zombiesca da Romero, dai vecchi film. Qua proprio hai mutati che sono i ghoul, ma poi hai proprio persone che sono anche malvagie, sono proprio predoni. In più ci sono i bruti, che è un'altra razza a parte, più i Deathclaw, eccetera. È un mondo post-apocalittico, è come il mondo di Kenshiro, appunto, manga anime, no? Come il mondo di Kenshiro, appunto, ci risvegliamo da una guerra termonucleare e è tutto distrutto. Quindi è un concetto diverso. Walking Dead è proprio un'infezione zombie. È sistematica su quell'argomento. Poi ci sono le bande tipo il governatore Negan, quelle e altre robe sono due villain incredibili. Soprattutto Negan è mostruoso come villain. Lo adoro. No, questo vabbè, chi se ne frega.
Comunque tranquilli per la chat, comunque io leggo tutti. Non vi preoccupate del risparmiare una cosa. Perché comunque tanto leggo tranquillamente tutti. Semplicemente ci metto un attimino perché tra il giocare e fare il discorso che per rispondere a una persona, però non vi preoccupate che rispondo a tutti. Madonna, quanto veloce. Sei calmo. Mia madre e io siamo gli unici che non fumano. Fate bene. Sconsigliate anche agli altri perché poi le conseguenze sono brutte, io ve lo dico. Perfetto. Io leggo tutti e guardo tutti. Lei è pinguino e l'osservatore. Sei Watu, c'è il testone. aspetta, aspetta, c'è il dito placcato oro. Dammi qua che questo vale. Cacchio, questo lo vendo. Aspetta, piastrina di identificazione, anche questo potrebbe valere. O potrebbe essere di qualcuno da dare, perché potremmo trovare degli oggetti che magari non sono segnati come delle quest, ma possono essere importanti per alcuni personaggi. Perché quelle piastrine potremmo darle a qualcuno che magari era importante. Non lo possiamo sapere. Sto facendo la Color Edition. Di cosa la Color Edition? Di One Piece, Naruto. Di chi? Di Ken c'è la Color Edition, veramente? Perché se c'è la Color Edition di Ken la voglio, cioè, è per quello il mio manga preferito. Munizioni, una matita, chi se ne frega della matita. Comunque per ora è il mio gioco Lego preferito. Eh beh, molto bello Lego Marvel, bello bello. Anche il primo, quello degli Avengers. Qua cosa devo fare? The Walking Dead. Ah, di The Walking Dead la Color Edition. Nì, non la preferisco. O meglio, preferisco la versione bianco e nero perché è la versione originale. La versione a colori, secondo me, ti fa perdere un po' la sensibilità della, diciamo, della violenza, comunque del concept. Bellissime le copertine, però preferisco la versione bianco e nero, che sarebbe la versione originale. Ma che figo che sono, però. Allora, aspetta un attimo. Sì, salviamo perché non si sa mai. Fai vedere qua i dati. Allora, costruisci e attiva un segnalatore radio di reclutamento. Questo dobbiamo proprio farlo. Perché è obbligatorio della quest. Energia. Generatore medio, generatore piccolo. No. Terriccio elettrico, terriccio. Aspetta, come si chiama nello specifico? Mi sono perso un attimo. Costruisci, attiva un segnalatore radio. Segnalatore radio, ok. Energia, difesa, risorse. Allora, vediamo se è una struttura. Strutture varie. Questo sono di totem. No, questa è roba in più, ma non la faremo, perché è solo una perdita di tempo. Lo facciamo solo per la quest. Metallo, tetti, muri. No, quindi saranno gli strumenti. Utilizzo energia. Un segnalatore radio ci serve. Varie. Segnalatore radio di reclutamento. Perfetto. Costruisci. Abbiamo anche il materiale. Fatto. Ok, queste. Ah, mi sa che poi devo fare l'altra parte. Vediamo un attimo cosa dice. DM chi è Pierino Alessandro? Il disegnatore di Zio Paperone di varie storie Disney. Mi ricordo male? Assomiglia tipo a Elio delle storie tese, se non mi ricordo male. Ha le sopracciglia anche lui. Da quello che mi ricordo aveva disegnato robe della Disney, adesso non mi ricordo le storie perché sono veramente migliaia, Però se non sbaglio è lui. Ah, giusto, per farlo funzionare c'è bisogno dell'elettricità. Senza energia non può funzionare. Giustamente, quindi devo fare un generatore elettrico, ipotizzo. Quanto è figo Black Panther in questo gioco? È bellissimo Black Panther che indaga, bellissimo. Questo oggetto richiede energia per produrre risorse, costruisci un generatore e collegalo all'oggetto. Bella sta roba qui. Questo in realtà è figo, ragazzi, perché è una cosa che ha alimentato solo in questo Fallout. Ora collego un cavo dal generatore. Ok. Invece, The Witcher di che parla? The Witcher è una serie fantasy. È tutto un altro contesto. È proprio una roba fantasy. Molto molto bella, sia come gioco sia da leggere. In più anche la serie TV fatta da Henry Cavill. E ha messo a fare i fumetti di Zio Paperone dei suoi disegni. Anche a me piaceva tanto, sì. Mi piace veramente tanto perché Zio Paperone è il mio preferito. Quindi. Collego un cavo dal generatore. Ma aspetta, ma io il generatore dove l'ho messo? Ah, l'ho messo qua.
Cavice energetico, condotto elettrico. Piazzalo qua, che lo mettiamo vicino. Allora, collego un cavo dal generatore fino all'oggetto che ha bisogno di elettricità. Collega filo, quindi Y. Ok, fatto. Hai alimentato il tuo primo oggetto, complimenti, grazie, sono bravissimo. Hai visto? Devo fare qualcos'altro o... Allora, costruisci attivo un segnalatore radio di reclutamento. Ok, non è completa, quindi vuol dire che devo fare un'altra parte. O devo attivarlo? Ah no, lo devo attivare. Ho aggiunto 99 tappi? Perfetto, ce l'abbiamo fatta. No, più che cervellotico è solo la parte di costruzione, perché poi per il resto basta andare in giro. Cioè devi solo parlare con le persone e uccidere creature. È solo questa parte qui, ma perché è nuova del quarto. Del quarto hanno voluto fare in modo che la gente potesse creare effettivamente una base. Diventa tipo Animal Crossing, non so se lo conoscete. Puoi veramente costruire la tua base personale, arredarla come vuoi e viverci. Perché diventa una Second Life, Fallout, se ti prende tanto, come Elder Scroll, come Skyrim. Cioè ci puoi vivere. E non sto scherzando, per davvero. Cioè tu ti crei qua in questo titolo, a differenza degli altri che è un po' più sulla trama. Cioè in realtà anche questo è sulla trama, ma ha più robe. Dove praticamente puoi vivere, perché ti crei il tuo avamposto, hai le persone con cui vivi. E crea un esercito, diciamo, personale. Cioè, vivi, vivi. Quindi è solo quello. Ma infatti, vedi, ci ho messo un attimo in un minuto, basta. Adesso si va a fare altro. Quindi le parti di costruzione anche a me non fanno impazzire, perché preferisco un po' l'azione o scoprire la storia. Quindi, infatti era giusto perché ce l'avevi in corso. Adesso che l'abbiamo fatta, andiamo a combattere mostri. Quindi, però è bella, bella l'idea di poter costruire cose, per chi c'ha pazienza e voglia. Io purtroppo non c'ho pazienza, perché preferisco essere un po' più sull'azione. È simile a The Forest. Diciamo che The Forest è molto ispirata a Fallout. Anzi, è totalmente ispirata a Fallout, perché ha una bellissima storia. Però in generale è veramente molto molto bella l'idea di The Forest. E pensa che appunto hanno fatto anche il seguito, proprio perché è andato molto bene. Ho ripulito il posto che mi avevi detto. È sistemato un segnalatore radio. È una notizia magnifica. Però è proprio quello il concetto. La gente avrà un posto dove vivere, ci aiuterà a difenderlo. Come al solito, c'è un'altra faccenda di cui vorrei che ti occupassi. Ti segno la posizione sulla mappa. Vedi cosa puoi fare. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Ok, vedi, ce l'abbiamo fatta. Prevedi il futuro per film e serie dell'MCU? È una domanda o un'affermazione? Perché se non mi mettete il punto di domanda, io la prendo come un'affermazione, giustamente, quindi... Devo pensare a cosa farà l'MCU dopo. Non lo so, perché non so cosa hanno in testa, visto che tanto tutto quello che penso lo fanno male. A parte... un'affermazione. Ah, ok, allora sì. Perché comunque ho visto quello che faranno, quindi sì, immaginavo che andassero le cose in quel modo. Almeno Occhio di Falco però siamo stati contenti, dai. Almeno questo possiamo essere un po' d'accordo tutti. Per chi l'ha visto, ovviamente. Almeno è comunque positivo. Ripeto, a me mi ha rallegrato la giornata, perché già c'era il sole, oggi non è stata una bella giornata, ma vedere quei due episodi dopo l'atroce sequela di episodi di What If, che ogni mercoledì lo aspettavamo, ogni mercoledì ne parlavamo, arrivare a vedere una serie godibile e aspettare adesso ogni mercoledì per Occhio di Falco, ecco, mi ha fatto rimanere contento. Quindi questa è una cosa positiva, anche solo dell'aspettare la settimana. Mentre prima invece con What If era più una tortura, dicevo vabbè, dai, andiamo avanti. Vediamo com'è l'episodio, vediamo com'è. Giochi o giochi multiplayer? Sì. Dipende quali intendi anche. Però sì, tendenzialmente sì, solo che adesso non posso perché con l'Xbox non ho il live, quindi non ho la possibilità di connettermi ai multiplayer. Fortnite forse è l'unico che non ne ha bisogno, e volendo ce l'ho qua su Xbox. Però sì, ho sempre giocato a roba in multiplayer, o a giochi che hanno il multiplayer, come Dark Souls, Overwatch, eccetera. Quindi sì. Solo che sono limitato adesso per Xbox, più che altro per quello. Però ho portato anche COD, eccetera, quindi un po' di roba l'ho sempre giocato. Gioca tutto, videogiochi mi piacciono tutti i generi, quelli che non sopporto sono i rhythm game.
e le visual novel perché mi annoiano. Ma gli altri tipi di giochi li gioco tutti e li ho giocati tutti. Quindi non c'è un genere che detesto, a parte questi due. Ho giocato probabilmente a tutti i tipi di giochi esistenti, quindi. Per fortuna che qua non stiamo incontrando persone, perché poi mi strizzo, perché qua Fallout il salvataggio è drammatico. Che salvi di un punto, se ti ritrovi in un punto sbagliato e che ti ammazzano continuamente, il salvataggio è corrotto. Che belli questi alberi così decadenti, però sono belli. C'è un po' di tristezza, però sono fichi. Noi stiamo andando in una città nuova, quindi chissà cosa troveremo. Qua sembra esserci qualcosa, proviamo ad esplorare. Mi piace l'universo tolkieniano, tanto. Piace molto il Signore degli Anelli. A livello proprio di romanzo. A me non piace il Battle Royale. Nemmeno a me, non sono fan. Cioè, ci gioco di tanto in tanto, ma non è tra i miei generi preferiti, assolutamente. Prendiamo la pistola che non si sa mai. Pericolo. Ok, c'è qualcosa vicino. E pericolo vuol dire che c'è qualcosa vicino. Infatti, cacchio. Paura. Scorpione gigante. Uno scorpione radioattivo leggendario. Pensa a te. Oh cacchio. No, questo è meglio andare via. No, 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 no. Leggendario vuol dire che ci ammazza questo. È una delle bestie di altissimo livello. Via. Porca miseria, porca miseria. Via, 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 via. Speriamo che questi qua siano buoni e non siano cattivi. No, sono brutti. Mi sa che sono brutti questi qua. Sono cattivi. Va bene, tranquillo, pinguino. Aia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 
Ah, cacchio, questi sono predoni, ragazzi. Voglio andare via. Cioè, vuol dire che se ci vedono ci sparano, perché sono criminali. Però io vorrei esplorare queste zone, capito? Ragazzi, ti tomano anche delle quest. Oh, Pekka, ben arrivato. Ben arrivato, carissimo. Come stai? Tutto bene? Ma perché Mad mi chiamate? È un nickname che vi volete affibbiare per una motivazione o sbagliate e basta? Chiedo, eh. Comunque ben arrivato. Come va? Ben arrivato anche su Twitch. Sto esplorando qui, perché vorrei entrare a vedere cosa c'è dentro, però ho paura. Ah, sono ghoul con le armi? Non è che magari è tipo... Ah, sbagliato, ok, posso. No, tranqui, ci mancherebbe. Non è che magari va a finire come in Fallout New Vegas che c'è il culto dei ghoul? Che sarebbe fighissimo. Era una bella storia. Comunque ora mi sono accorto che Kang e Iron Man hanno lo stesso doppiatore. Ma l'ho detto, lo continuavo a dire anche in live. È Claudio Moneta, il mio doppiatore italiano preferito. No. Magari è un collegamento di trama a qualcosa. Ah, è Wolverine. C'è il film di Wolverine. Adesso l'ho visto. Ma l'ho già visto. Non mi piace, tra l'altro. Cioè, su Italia 1 il film di Wolverine l'immortale. Giusto per farvelo sapere. Ma, faca, non mi piace. L'unico bello è Logan. È crashato il gioco. Purtroppo in sti giorni con l'Xbox sta dando un po' di problemi. Cosa che non è mai successa, eh. Però vabbè, niente di che. Stiamo riavviando già adesso, non vi preoccupate. Non vi siete persi nulla. Si è un attimo frizzato il gioco. Però vabbè, ci può stare. Comunque, sì, su Lego Marvel Super Heroes 2, infatti non so se è un problema di trama. Cioè, è un concetto proprio il fatto che Tony e Kang siano sempre Claudio Moneta. È un risvolto di trama. Boh. Perché mi sembra strano che sia sempre lui come doppiaggio. Ci sono, eh?
Ok, siamo ritornati. Welcome Riccardo, ben arrivato. Thank you. Ma non penso serva... Allora, ciao, buonasera, cosa mi hai consigliato? Fallout 76 o Fallout 4? Fallout 4 assolutamente, ben arrivato in live, come va? Perché Fallout 76 è tutto un altro tipo di gioco. Fallout 4 è effettivamente una bella trama ed è molto godibile. Consiglio una storia DC Comics. Arion, ben arrivato anche a te, come va? Una storia DC, una storia DC. Freccia Verde e Cacciatore dell'Arco Lungo. La mia storia preferita di Freccia Verde è storia degli anni 80. Ed è una delle più belle per conoscere la vita di Oliver e di Shadow, uno dei personaggi più importanti della storia. Fatto bene, quindi a differenza dell'Arrowverse, in cui Shadow era sull'isola e non c'entra la mazza. Peccato, eh? Però molto molto bello. Comunque ben arrivati ai nuovi. Ma non penso serva per la trama. Ma io mi faccio ormai i dubbi per ogni cosa. SK, è quello il problema. Cioè, capito? Metto un occhio di moneta a doppiare lo stesso personaggio, dico, magari vorrà dire qualcosa, però poi ci sta, che non c'entri. Però è quello il mio problema, mi faccio problemi su ogni cosa ormai, quindi. E muorici, e che cacchio, alleluia. Spero sia andato bene il consiglio comunque di sì, eh. Pam 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 pam. Bisogna stare attenti che comunque lì c'è una città di ghoul. Non so se sono nemici, però quello è il problema. Io vorrei interagire con loro. Però se sono dei criminali e mi sparano è un casino. Quindi non conviene. Non conviene passare di là. E poi da queste parti c'è lo scorpione. Ok, lì salviamo un'altra volta, che non si sa mai. Arion, ben arrivato. Sì, anche perché della serie non ho capito niente. Ben arrivato, caro, come stai? Tutto bene? Beh, sì, no, perché non c'entra niente. Come l'abbiamo sempre detto, Sir te lo potrà confermare più e più volte. Era rovesso, è la cosa più lontana dalla DC Comics. Come ovviamente l'MCU con la Marvel, perché comunque sono multiversi. Hanno creato delle storie che, oltre a non c'entrare niente, ti fanno effettivamente confondere. Perché la storia dei 5 anni sull'isola non è andata per niente in quel modo. Lui era da solo, punto. Non aveva Shadow, non aveva Destro, che né niente. È una storia completamente a parte. E leggiti Cacciatore dell'Arco Lungo e fidati che è molto molto bella. Adesso credo che comunque l'abbiano ridizionato. Cyberpunk è simile a Blade Runner? Sì e no. Nel senso che la tematica è quella ed è molto bello come gioco. Ce l'ho, perché c'ho la Collector's Edition per PS4. L'ho giocato poco, perché purtroppo non ho avuto tanto tempo, però è molto molto bello. Quindi assolutamente Cyberpunk è comunque un ottimo gioco, va preso, anche quello open world come questo qui, però con una storia da seguire proprio quella quest, quindi non devi sopravvivere. Però comunque un open world dedicato tutto alla fantascienza e appunto a Cyberpunk. Non proprio direttamente alla Blade Runner per così dire, perché vabbè, Blade Runner ha delle cose molto specifiche, no? Ha inventato un genere, fondamentalmente, preso dal romanzo di Philip K. Dick, che è uno dei miei romanzi di fantascienza preferiti di sempre. Però sì, è molto bello Cyberpunk, merita. Ucciso dalla critica, però posso anche capire il motivo per i bug, glitch e menate varie, però a me piace. Ok, quindi stiamo andando nella parte giusta? Sì, dobbiamo entrare proprio qua, Green Top Nursery. Ok, quindi credo che più o meno ci siamo. Io vorrei esplorare un po' questa cittadina. Vediamo un po'. Ok. Comunque nuovi, avete visto Occhio di Falco? Vi è piaciuta? Che ne pensate? Volete chiedere qualcosa? Fatevi i problemi. Ok, io lo dico sempre giustamente per i nuovi, perché magari molti mi conoscono da TikTok. Quindi non vi preoccupate se gioco, è perché è comunque una mia grande passione. Twitch è fatto per questo. Però invito tutti, a quelli che mi conoscono, a seguirmi su TikTok, Instagram, eccetera. Potete entrare sul gruppo Telegram. Se ovviamente c'è bisogno che qualcuno vuole entrare, mando il link in chat, lo mando io direttamente, non è un problema. E appunto, se mi seguite sapete che parlo di Marvel e di fumetti, potete chiedere tranquillamente anche in live. Quanto è brutto non poter salvare Stanley. Io pianto la prima volta, sono riuscito a salvarlo solo nel livello di col Capitano America Cowboy. È l'unico livello che sono riuscito, perché avevo il personaggio adatto, cioè era fatto apposta.
Però sì, purtroppo il fatto di non avere il personaggio adatto mi triggera perché in questo momento le missioni vanno così. A parte i momenti in cui ti fanno scegliere una squadra piuttosto che l'altra, non puoi scegliere gli eroi con cui fare il livello. Sei obbligato ad usare quello e a me un po' dispiace. Perché così non posso appunto scegliere altre robe. Cioè io vorrei fare i livelli con i personaggi che vorrei io e invece no. Oggi sono andato in fumetteria a prendere Planeturk, purtroppo non c'è. Ah, mannaggia, soffro. Planeturk, ragazzi, leggete, una delle storie più belle di Hulk mai fatte, concepite dall'umanità. Stupendo, amorevole, passionale, proprio bello, bello, bello. Quindi recuperatelo Planeturk perché, ragazzi, è bellissimo. Tu sei malvagio? Oh, chiedo, perché se no ti sparo in testa tipo subito. No, sei buono, perfetto. Mi basta sapere quello. Oh mio Dio, chi è che c'ha i raggi? Ah, un ghoul con le armi laser, fighissimo. Hai mai giocato a giochi Plant vs Zombie? Assolutamente sì. Lo gioco da quando è stato inventato dalla Pop Cup. Appunto i creatori. O anche Garden Warfare, eccetera. Sono bellissimi. Ma mi piacciono fin da quando erano per PC in 2D, che dovevi... Era praticamente un tower defense. Quindi, veramente molto bello. Aiuto, io sto morendo però. Ah, scappo. Bellissimo Plant contro Zombie. Adoro il concept, adoro la trama, adoro... tutta l'idea che c'è dietro. E poi supereroi zombie, quanto è bello quel nemico, è bellissimo. Allora, vestiario, provviste. Ecco, ci curiamo una. Ah, è l'ultimo. Vabbè, pazienza. Ok, sono salvo? Cacchio, non ho già più colpi però. Voglio rubargli l'arma. Ma c'era Lucas Miller, cos'è? È morto, che è successo? Dammi il fucile subito. No, il fucile a laser, questo qui, porca miseria. Ed è un ghoul. Qual è il tuo supereroe preferito di DC? Batman. Batman e Freccia Verde. Ho fatto proprio un video sulla top dei miei eroi Marvel e DC e cattivi Marvel e DC. Su TikTok trovate il video. Trovate i quattro video. Però il mio preferito è Batman e Freccia Verde. Alla pari, eh. Allora, vogliamo dire ai nuovi che vivo tra gli Skrull? Sì, SK vive tra gli Skrull perché c'è una famiglia molto particolare. No, mi sono stanco, vado a dormire, magari leggo qualcosa. Stammi bene, passa una buona live, buonanotte, ci sentiamo domani. Grazie, grazie, gentilissimo pinguino, ti auguro una buona notte, una buona serata. E buona lettura. Cosa leggerai di bello, se si può sapere poco prima che vai, giusto così per curiosità. Nel caso comunque divertiti e beh, ci sentiamo domani ovviamente al solito orario. Grazie di essere passato della chiacchierata. Un Med X, prendilo. Una forcina per scassinare non si sa mai. Automatico. Madonna, ma questi c'hanno. Ma sono dei semi androidi, non sono dei ghoul. Cacchio. Ma fichissimo, ho trovato un. Della ficca. Madonna, quanto grosso! Madonna, è più grosso di Lockjaw. Peso Senpai Plus. Ah, ok, ci sta, ci sta. Io due Garden Warfare e Nedbur. Sono belli. Tanti contro zombie sono veramente belli. A me piacciono tantissimo. No, mi ha mangiato. Aia. Aia. Mi ha mangiato letteralmente. Mi ha divorato. Ok. Aspetta, fammi provare l'arma a sto punto. Vediamo quanto è forte. Porca miseria, ho trovato il fucile dell'istituto. Interessante. Madonna, è un po' grande. Chissà come che tipo di arma conta, però. Vabbè, la proviamo. Ah, questo è un bandito, è un super mutante. Ecco, vedi, le razze diverse. Spero di ucciderlo. Colpo critico, molto bene. È una mitragliata. Ah, il problema è le ricariche, immagino. Trovare delle celle energetiche per queste armi credo che sia molto difficile. Però è una bomba. Funziona ottimamente. Ok, la musica si è calmata. Di solito quando la musica si calma vuol dire che abbiamo sconfitto i nemici in zona. Infatti sentite che c'è anche il rumore della pioggia. Questa è una cosa molto bella. Adesso cerchiamo di trovare qualche oggetto interessante che... Ecco, vedi, poi trovi queste piccolezze così che sono un po' buttate a caso, però sono belle perché creano contesto dell'ambientazione, no? Di questo post-apocalittico. Non sembra esserci niente, ma vabbè. Vabbè, allora esco.
esco di qua, tanto non mi pare. Ah no, c'è un frusaio, non c'è niente da prendere. Ciao Eres. Come va? Ho trovato un'arma fighissima. È un fucile a laser, a me piacciono i fucili laser. Sembra tipo quello di Cable. Ma magari. Devo parlarvi di Cable, tra l'altro, lo adoro. Sono io, ben arrivato, come stai? Tra l'altro mi ha appena accecato, appena mi è scritto un lampo, quindi sei Thor, palesemente sono io, sei Thor. Già abbiamo lo Skrull, abbiamo il Thor, perfetto. Porca miseria, appena hai scritto in chat è comparso un fulmine. Sono un po' spaventato. Prendiamo queste robe qui, tanto non pesano. Il cacciavite lasciamolo stare, chi se ne frega. Una base per l'armatura, va bene. Aspetta, si chiama fucile dell'istituto. Si chiama così, c'è della lore. Sono io, mi hai scoperto. Grande, numero uno, come stai? Tutto bene? Hai guardato Occhio di Falco? Lo guardare in questi giorni. Dov'è, dov'è? Guarda, istituto fucile. È nuova lore, tu ti ricordi se c'era negli altri Fallout, Iris? Se c'erano tipo della sorte tipo che sembrano di ghoul, ma in realtà sono androidi con i fucili laser. Perché pensavo fossero di ghoul. Ti ricordi la trama che avevamo scoperto, no? Quella di Fallout New Vegas, che c'è il culto di ghoul tipo sottoterra che vogliono andare sull'altro pianeta, no? Che li deve aiutare, che sono buoni, quelli tipo radioattivi. E sembravano loro. Ho detto cacchio dei ghoul con i fucili laser, basta, sono morto. E non è vero. Quindi non so, tu ti ricordi che c'erano ste robe negli altri Fallout? Perché io no. Vedi, sono tipo così. No, questo no, questo è un predone. Fai vedere se c'è un corpo, che te lo faccio vedere. Che è tipo un simile androide. Sembrano dei ghoul da lontano. No, finché non sono munizioni non prendo niente. Ho troppa roba. Tasco un macello. Le fazioni del gioco, se non ricordo male. Ok, ma ti ricordi se c'erano anche negli altri? Lo vedo dopo domani con i miei amici. Ah, il party? Che bello, i watch party, mi mancano. L'unico che posso fare è con Iris. Quindi se qualcuno si vuole aggregare. Mi ha sparato. Io ho sentito uno sparo. Però che bello che è Fallout, ragazzi. Ah no, beh, li ho liberati. Questo adesso è diventato Salve. Buono. Ehi, almeno Salve. È un lavoro onesto. Ah, giustamente, hai anche ragione anche tu. Non so se te ne sei accorto, ma quando i guardiani parlano con Nick Fury, Nick cita Galactus. Aspetti, in che parte? Tra i vari dialoghi già mi sono perso, perché abbiamo fatto tanti dialoghi con loro e poi io parlo sopra per darvi chicche Marvel, quindi questi non sono i droidi che state cercando. Bella cheat. Ecco, guarda come sono fatti. Sono così. Sono fighissimi. Bella cheat, Arion. Complimenti, un applauso ad Arion. Star Wars, grazie mille. Almeno qualcuno ne parla. Mi fa piacere di vedervi in live. E di gente che ne sa. Hai visto, sono così, quindi c'erano negli altri, perfetto, grazie. Cioè scarico dall'app per fare soldi camminando. Dovrei, il problema è che devo collegare la carta, non c'ho voglia. E che paura! Cretino stupido. Muori. Muori subito anche, possibilmente, grazie. Però sì, dovrei, perché potrei farlo. Però non c'ho voglia. Una bandana rossa, perché un cane aveva una bandana rossa? Ah, però ce l'aveva addosso, guarda che chicca. Questo è Fallout, ragazzi. La chicca estetica. Il cane, questo cane d'assalto mutato, aveva la bandana rossa. Guarda cosa puoi prendere. La bandana rossa, questa è lore, come Dark Souls, uguale. Lo trovi sulla persona, lo puoi prendere. Fighissimo. Fighissimo. Ma guarda, puoi collegarla prima di prelevare i soldi. Ah, che sbatti, allora non c'ho voglia. È passata la voglia. Non camminerò mai più nella vita. Ok, ok, ok. Tanto dopo mi continuerò Spider-Man, perché mi leggerò comunque Simbionte Spider-Man di Peter David, che ve ne devo parlare, perché è la retrospettiva sul costume alieno, sul costume nero, che vi ho sempre detto, leggetelo perché è fighissimo. Praticamente Peter David ad oggi nel 2020 ha fatto una retrospettiva per raccontare alcune vicende nuove di Spider-Man. Infatti c'è un incontro con Hobgoblin fighissimo. Quindi non vedo l'ora. Vabbè, ok, quando Kang arriva a Manhattan. Cacchio, mi sono perso la cheat, magari. Ah, no, quella quando dice il testone viola, giusto? Ok, forse l'avevo fatto anche notare in live. Quando Nick Fury dice, tipo, cioè quello con il testone viola, una roba del genere doveva essere, vero? Fighissima st'arma. Il problema è che ho paura di speccare tutte le celle, quindi la cambio. Perché io se non mi esce, infatti non l'ho collegata. Ah, ok. No, vabbè. Domanda ovvia. No, non ci sono domande ovvie. Tu puoi chiedermi tutto quello che vuoi. Quindi, sì, fammi tutte le domande che vuoi, non ti preoccupare.
Quindi più che volentieri. Cosa hai pensato dell'ultima trilogia? Ah, quella, allora vedi che mi ricordo. Vedi che non sono del tutto ricitrullito. E mi piace, 7, 8, 9 sono comunque dei buoni film, non all'altezza dei precedenti, in generale della trilogia prequel di Anakin, o comunque in generale di tutta la grande saga di Star Wars, perché comunque sono tra i miei film preferiti, soprattutto La Nuova Speranza, che per me rimane imbattibile, magari per il feeling, magari perché l'ho visto da bambino, chiamatemi nostalgico, quello che volete, però sono belli. Il problema è che almeno nel 7 si perdono un po' tanto, bella la storia di Han Solo, ma il resto si perde un po'. L'8 e il 9 mi sono piaciuti più che altro per le parti un po' più dark, più tragiche, i collegamenti tra Kyle e Rey. Mi è piaciuta tantissimo quella roba lì. Però secondo me si perde un po' tanto. Però comunque sono buoni, in generale. Sono comunque degli ottimi film. Cioè, sono ottimi, buoni, dai. All'ultimo ha fatto schifo, invece no, a me è piaciuto l'ultimo, è quello il problema. Ciao Solinos. E quanta gente stasera in live, che bello, sono contento, grazie. E vi piacciono i giochi che faccio e il modo con cui vi intrattengo anche su Twitch? Perché appunto abbiamo un intrattenimento diverso, perché qua stiamo a parlare proprio di videogiochi col videogiochi in mano, quindi... Sono contento. Dove cacchio vai? Ma vieni qua, ti sparo, ma... vabbè, battine. Vabbè, l'abbiamo messo in fuga, non lo so. Tu eri il prescelto, era scritto che distruggessi Sith, non che ti unissi a loro. Dovevi portare l'equilibrio nella forza, non lasciarla delle tenebre. Quella parte lì mi è piaciuta. In generale, come Palpatine è stato sfruttato in questa ultima parte, mi è piaciuto tanto. Ripeto, magari sono nostalgico io, però mi è piaciuto. La parte mi ha fatto emozionare di più, sono d'accordo. Non so niente di Fallout, però sono in live per te, grazie. Come al solito, grazie. Però sì, Fallout è uno sfondo, raga, è per fare qualcos'altro, però in generale sì. Hai visto una serie di Star Wars? No, Vision non l'ho recuperata, ragazzi, purtroppo non ho avuto tempo. Devo ancora finire The Mandalorian, purtroppo. Lo so, è brutto da dire per un fan, però è vero. Ancora non sono riuscito a finirlo, perdonatemi, però tra lavoro, fare le live, i video, eccetera, è un casino. Quindi non sono riuscito. Sono molto curioso, anche se lo stile anime non mi fa impazzire su Star Wars. Però quella è una roba mia, mi piace di più lo stile di Clone Wars, perché mi piace. Però è figa l'idea, perché comunque una roba di Star Wars nuova la vedo, come una roba nuova sulla Marvel, sui supereroi. Quindi... vi sparo. Ma guarda ma sono fighissimi, ma guarda cos'è. Sintetico camminatore si chiama. Mai visti. Oh cacchio. E dai, ti sto sparando in faccia però. Muori. Ok, via. Madonna, che... Papini sembra molto forzato nell'ultimo film. Sì, quello è vero, sono d'accordo. Allora, ho visto quello che mi hai detto su Spawn, che Panini l'ha fatto partire dal numero 36, tipo i primi 5 numeri sono Star Comics, e adesso dal 30 sono tipo Spawn e Savage Dragon, ma queste cose che la Panini non ha rifatto si trovano nella nuova collection, non tutto. La nuova collection bisogna vedere dove sono arrivati, è come le robe del Marvel Masterworks o le robe della DC ad oggi. Bisogna vedere effettivamente dove sono arrivati, perché purtroppo non hanno ristampato tutto il ciclo di Spawn. Spawn sono tipo 200 numeri in americano. Ad oggi Spawn in Italia è arrivato al 140, che sarebbe quella serie lì. Però sono dal 30 in poi dell'americano. I primi numeri sono stati comunque riedizionati nella Spawn Collection. Quello sì, però non so quanto sono arrivati adesso, perché io comunque ce l'ho nello spillato originale, quindi non ne ho bisogno. Però è molto bello Spawn, a me piace tantissimo. Più che altro perché c'è anche un certo Greg Capullo alle cover, che mamma mia. Ah, sono morto. Comunque propongo a tutti di iniziare a usare molto di più, perché è tra le emoji ben utilizzata. Vuoi sapere la cosa? L'emoji dei subscriber è proprio quello. È proprio il lunga vita e speranza di Star Trek. È proprio la mia emoticon della sub. Se tu guardi l'icona del mio canale e guardi come l'icona anche sempre su TikTok, sono io in versione avatar, cioè una sorta di versione disegnata, con il simbolo di lunga vita e speranza di Star Trek. E quella è la mia emote, quindi se volete c'è la sub. Aia, che... Te possino... Cacchio! Madonna, che arma c'aveva. Cosa ne pensi dei teli di The Batman? Io sono in hype, tantissimo. Anche a me piace un botto. Fighissimo, molto meglio di No Way Home, più che altro perché almeno sono stati due trailer giusti.
Quindi che il primo ti dava una roba e il secondo te ne dà un'altra. E mi è piaciuto. Quindi sono molto contento e sono in hype. Più di Nuium probabilmente. Sì, lo so, però in pochi utilizzavano il gruppo in generale. Sì, 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 assolutamente. A me piace un botto. Per quello ho voluto la mia emote di sub disegnata apposta così. L'ho pagata per averlo, l'ho pagata. L'ho fatta fare apposta. Racconta qualcosa di Hulk. Hulk ha massacrato di botte l'idea dell'Olimpo. Più volte. E non è successo solo in Chaos War. È successo anche in un'altra storia. Eh sì. Hulk ha praticamente una sorta di partecipazione a una battaglia tipo classica mitologica dei dei dell'Olimpo, in cui venivano assaltati sull'Olimpo da Ercole, praticamente una sorta di demone della mitologia greca, adesso non mi ricordo nello specifico, e Hulk aiutava Ercole e Zeus per affrontare questa creatura, però prima aveva picchiato tutti gli dei greci, per dire. Mi è appena arrivata una notifica di Itaz che dice reaction al video che ho confermato a Vimegura, aveva detto l'ho tra tipo 5 minuti, ecco. Ma onestamente mi fiderei poco, però vabbè. Io pure per noi home ci sono troppi personaggi, sono d'accordo. Scusa se non ti faccio le domande, ma sto giocando a Piante vs Zombie Mobile, che bello. Però ti ascolto, certo ci mancherebbe, figurati. Però non faccio lo stesso errore di Spider-Man 3. La probabilità è alta. Bravo Arion che hai detto Spider-Man 3, mi hai fatto venire una sincope. Ragazzi, dovete capire che io ho una generazione un po' diversa rispetto a voi, ho così il doppio dei vostri anni. Quindi diciamo che ogni volta che uscivo quel film lì io ero già o adulto o stavo crescendo con quel film. Quindi il mio imprinting di Spider-Man cinema è stato Tobey Maguire per tanto tempo. Ovviamente leggendo i fumetti il tempo cambia, le idee cambiano, però ci sono letteralmente cresciuto. E Spider-Man 3 mi ha fatto vedere una sincope quando l'ho visto, ci sono rimasto male da morire, voi non sapete quanto. Ho pianto quando l'uomo sabbia è andato via. Ciao. Vi dico solo quello. Giusto? Ma a chi esiste della Marvel o della DC? Se non sbaglio, nella Marvel ci dovrebbe essere, perché i miti greci nella Marvel ci sono quasi completamente. Sono sempre pronti ad aiutare il prossimo. Quasi nella sua totalità. Se non mi ricordo male, Si è stabilito nelle vicinanze. Perché comunque le mitologie in generale nella Marvel sono state espresse molto bene, in maniera molto caratteristica. Molto, molto. Ma solo a me Spider-Man 3 è piaciuto, penso di sì, non è il fatto che non mi sia piaciuto meno. Adesso lo dovrei riguardarlo con occhi diversi, un po' più maturi, un po' più di uno che legge molti più fumetti. Quindi dopo 10 anni lo vorrei riguardare per farmi un'idea diversa e magari criticarlo meno, prendere le parti migliori, diciamo così. Perché adesso ho un'altra testa, sono passati 10 anni, quindi avrei un altro pensiero probabilmente. Però sì, è proprio l'idea di fondo che non mi piace di Spider-Man 3. Dopo Spider-Man 2, che è un capolavoro, che rimane il mio film Marvel preferito di tutti, MCU, non MCU, Fox, X-Men, è il mio preferito, con Logan e l'ultimo film di Wolverine, sono i miei due film preferiti di tutta la Marvel mai fatta, sono quelli che ho preferito. Quindi onestamente sì, ci può stare che magari uno fa un po' la voce fuori dal cuore e dice a me è piaciuto, sono gusti e li rispetto assolutamente e non contraddico, se a uno piace, piace. A me non è piaciuto il fatto di incasinare le storie, di avere Harry fatto in quel modo. Cioè, è tutto quello il problema. Non ha senso, secondo me. Tobey è il mio Spider-Man preferito. Io non posso dire uno Spider-Man preferito, perché non mi piace nessuno dei tre, è quello il problema. Non hanno senso come Spider-Man, perché vabbè, ve l'ho detto più e più volte per vari motivi fumettistici. Però sì, ci sta che a uno lo considera il suo preferito. Io lo considero quello realizzato meglio. Più che altro per le storie un po' più personali, un po' più di scuola, cioè un po' più contestualizzato meglio, diciamo, anche perché parliamo dell'inizio degli anni 2000. Cavoli, hanno fatto un film adesso con questi qua di Spider-Man Way Home o quelli Far From Home e Homecoming di Tom Holland, che non c'entra, è la cosa più lontana mai vista su Spider-Man e l'hanno fatto ad oggi. Figurati se lo facevano 20 anni fa, la gente si sparava. Perché all'epoca ci fu proprio il boom dei film della Marvel, no? Perché poi da lì che nacque Iron Man, Hulk, Fantastici 4, eccetera. Senza Spider-Man non ci sarebbe stato niente. Quindi ringraziate Spider-Man di Raimi se c'è l'MCU. Per quanto sia bello o brutto, Attenzione, questo è importante. Perché sennò non ci sarebbe mai stato, questo è il problema. Invece con quelli di Tom Holland hanno affossato tutto quello che è stato creato a livello cinematografico. Poi vedete voi, Ma il Ghost Rider di Aaron vale. Tutto quello che ha fatto il prezzemolo vale, Solinas. A me è piaciuto. Ghost Rider di Aaron merita, l'ha fatto lui, è bello, ma onestamente merita tutto quello che ha fatto, non sto scherzando. Non ho trovato una storia brutta che ha scritto il prezzemolo, per davvero. Ho letto tante robe di lui su tanti personaggi diversi, non ho trovato una singola cosa che non mi è piaciuta.
Ah, radiazioni 2. Devo berla però. Devo per forza berlo perché sennò muoio. Allora, in pratica c'è una clip di Strange che dice al Doc Ock, conosci Peter? Dice, si indica Peter Tom, che non è lui. È per forza è stato visto nel trailer. Solo io. Cioè, nel trailer stesso, quando fanno il trailer, quando dopo lo afferra, dice, ah, ma tu non sei il mio Peter Parker. È stato detto nel trailer, non è che non era una rivelazione, si sapeva che tutte quelle pippe mentali che la gente ha detto, oh mio Dio, in realtà è lui come lo vede Tom Holland, Peter? No, era ovvio. Grazie Mattia di essere passato per un saluto, gentilissimo. È stato proprio detto nel trailer, cioè nel trailer Octopus si scontra con Spider-Man, io non vedo l'ora di quello scontro perché secondo me è figo, come anche quello con Goblin, sembra molto bello. E poi lo afferra e gli dice, no, non sei tu. Lo so che non ho la clip, però era stato già spiegato, cioè c'era già questa cosa qui che Octopus parlava con Peter e diventava in parte suo alleato, perché palesemente si vede nel trailer, che dopo aiuta loro tipo banda di Scooby-Doo, che tutti se ne sono accorti che è una reference a Scooby-Doo fatta in quel modo. Vedi lì, anche lì che si affossa poi la Marvel, perché non puoi fare una reference a Scooby-Doo con una roba così importante nel multiverso. Questo che un po' mi mette un po' di meno hype, me lo fa scendere. Secondo me il problema è che introduce troppa roba. La introduce male. Perché nei fumetti c'è sta roba, ma è fatta bene. E il problema è questo, ragazzi. Non è il fatto di introdurne tanta, è introdurla sbagliata, che non. Quello non è multiverso. No, vabbè, solo io, ci mancherebbe, cioè. È quello il problema, però. È il fatto di come vengono fatte le cose che sono sbagliate. Perché il multiverso non funziona in quel modo. Proprio quello è il problema. Questi non sono Spider-Man multiversiali. Sono Spider-Man cinematografici sbagliati. Quindi non li puoi neanche dire, vabbè, ma quello è comunque un altro universo. Sì, ma non è Spider-Man. Cioè, stai mettendo dei personaggi giusto per. Non ho letto molti fumetti di Spider-Man, ma Tobey mi ricorda molto quello dei fumetti. No, sono tutti lontani dal fumetto, te lo assicuro. A livello estetico, guarda, l'unico che si avvicina di più è Tom Holland, ma al massimo, solo per l'età, perché comunque va veramente a scuola. Tutti gli altri sì, sono tutti molto lontani. Ma tanto anche. Leggi un po' di Spider-Man che sia anni 60, 70, 80 o moderno, ti rendi conto che ogni cosa che hai visto sul cinema non conta come Spider-Man. Purtroppo, perché non so perché, ma è quello che sbagliano di più di tutti. Ah, sono morto. Sono esploso. Ah, non so perché, tipo ho morso una zanzara, com'è possibile? Con sto freddo. Ai. Comunque Ghost Rider è bellissimo. Come personaggio, leggetelo, soprattutto Vicious Sequel, che sarebbe il circolo vizioso, pista di lacrime, che è di Garth Ennis, mentre il circolo vizioso di Aaron, Cuore di Tenebra 1, Cuore di Tenebra 2, Fratelli dell'Inferno con Danny Ketch, sempre Jason Aaron, e poi Passata al Cosmic, Cosmic Ghost Rider, La Vendetta del Cosmic Ghost Rider, sono le storie più belle di Ghost Rider in generale. Prego, 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 so che non era richiesto, ma volevo dirlo. Sono morto su Spy, sì. Sono simpatico almeno. E non me l'aspettavo che c'erano le mire. Ho detto, vabbè, entro veloce. E niente, non è andata bene. Cosa compro? Spider-Verse o Guardiana della Galassia, Avengers Cosmici? Ti direi Guardiana della Galassia. Perché ci vorrebbe almeno ai confini del Ragnoverso per capirlo meglio. Non obbligatorio, però. Allora, dipende come sei messo tu. A te ti interessa più Spider-Man e Guardiani? Dovrebbero dare un omnibus su Ghost Rider, secondo me. Però non credo lo faranno. Perché è un personaggio che in Italia non è mai stato seguito tantissimo, in realtà, Purtroppo non ha avuto mai delle serie effettive, ha avuto solo volumi, con primario in altre testate tipo Daredevil, mai apprezzato e mai seguito troppo in Italia. Purtroppo è sempre stato bisfrattato come Silver Surfer o molti altri personaggi. Purtroppo, Perché a me piace tanto. Comunque dipende, se Peter è stato Spider-Man o ai Guardiani, perché io ti direi Guardiani, Avengers Cosmici è perfetto per iniziare i Guardiani. Una delle storie più belle ti spiega le origini di Star-Lord, eccetera, quindi già quello è ottimo. Spider-Verse è Spider-Verse, quindi sai cosa aspettarti, in più ci ho fatto i video. Ho l'impressione che Spider-Man su Marvel Avengers sarà un flop, lo è già, e se vuoi te lo spiego in poche parole. Spider-Man Avengers è un flop perché non ha un DLC. È semplicemente un personaggio da poter utilizzare nel gioco, l'hanno già detto. È stato già spiegato che Spider-Man Avengers sarà un flop perché non ha trama. Semplicemente non è un DLC alla Wakanda. Non è un DLC,
È un personaggio in più, punto. Quindi è un flop già di partenza. È stato fatto apposta. E questa cosa qui è una cosa veramente grave, perché hanno fatto aspettare un anno e mezzo me e tanti altri personaggi, cioè fan della Marvel, di questi personaggi, in particolar modo di Spider-Man, per poi venirsene fuori a dire no, è solo un personaggio, non sarà neanche un DLC, non avrà trama né niente. La cosa che più mi ha fatto star male, perché io, avendo il gioco per PS4, ce l'ho gratuito, senza che appunto vado a pagarlo, quindi pensa a te. Aia! Ah, ce la stavo facendo, che sfiga. Sono riuscito a prendere un po' di tempo per stare con voi. Grazie, sono contento, ben arrivato. Che bella community, ragazzi. Siamo la miglior community. Il mio film preferito di Spider-Man è Spider-Man un nuovo universo. Oh, finalmente qualcuno che me lo dice in live. Oh, apriti cielo. Sono contento, Stanley, e orgoglioso di te, Arion. È oggettivo che sia anche il migliore su Spider-Man. È realmente il miglior prodotto su Spider-Man mai creato a livello animato. Veramente, veramente bello. Ed è anche il mio preferito. Solo che, ovviamente, per un fattore animato, ti dico Spider-Man 2 perché live action. Ma perché anche Octopus è uno dei miei film preferiti e adoro quello scontro nel treno. Però Into the Spider-Verse è sicuramente il miglior prodotto su Spider-Man, assolutamente. Anche perché è la cosa più vicino. Ma si sa qualcosa su Devil's Reign? A parte che sarà scritto da Zdarsky e disegnato dal fantastico Checchetto, sembra allacciarsi al pezzo finale della sua run su Daredevil. Ci dovrebbe essere un nuovo nemico di cui non si sa l'esistenza ancora, non hanno detto niente, ho visto delle copertine, sono fighe. È tipo un Shadowland parte 2, cioè coinvolge vari eroi ma è sulla testata di Daredevil e sembra molto molto figo. E non vedo l'ora effettivamente di come lo faranno, però non sappiamo nient'altro. Dovrebbe essere anche un nemico nuovo. Almeno speriamo che c'è il costume di Ero. Non credo. Cioè, aspetta, a livello di skin sì, SK, scusami, non stavo capendo il contesto, perdonami. Pensavo su Lego Spider-Man, su Lego Marvel. Là, ho pensato a un'altra roba, perché su Marvel Spider-Man PS4 non c'è il costume nero. Perché, per via della trama, perché siccome Harry Osborn ha portato il simbionte alieno, per quello non c'è il costume alieno, quindi... Su Marvel Avengers ci dovrebbe essere. Il problema è che non ha senso comunque, perché se mi introduci dopo un anno e mezzo il personaggio più importante della Marvel, ovvero Spider-Man, e non ci fai un minimo di trama, ma lo utilizzi come roster del personaggio, non serve a niente. Cacchio, Pantera Nera hanno fatto il Wakanda, non vedo l'ora di provarlo in live con voi, così ne parliamo. Perché appena mi ritorna la PS4 voglio fare il DLC di Pantera Nera. Quindi, comunque, appena finito di vedere Occhio di Falco, com'è? Ti è piaciuto? Sembra molto carino, i primi due episodi a me sono piaciuti. Sì, molto molto positivo il parere. Ma dopo tutto, che poteri ha il Dottor Octopus? Dottor Octopus è un genio delle radiazioni, molto intelligente e ha principalmente il controllo sui bracci meccanici che lui ha costruito. Potrebbe anche comandarli tipo da città di distanza. È una sorta di potere mentale dedicato al collegamento tipo tecnopatico sui bracci che lui stesso ha costruito. È in simbiosi a livello mentale. Te lo posso proprio spiegare così, perché funziona in quel modo. Però è super intelligente, eccetera. Ma gli omnibus a cosa servono? Per delle storie lunghe e complete, origini, storie belle, messe insieme, tutto. Gli omnibus vanno dalle storie belle ai cicli narrativi completi dell'autore. Quindi tipo 12 numeri, eccetera. Serve praticamente a tutto. Serve proprio per pubblicare delle storie che o sono vecchie o sono dei cicli narrativi molto molto importanti e mai riedizionati. Madonna mia, un artificiere sono. Per me hanno messo Spider-Man perché i fan lo volevano. Non è quello il problema, SK. Il problema è che Spider-Man doveva esserci dal day one. Doveva esserci un anno e mezzo fa. Ma l'hanno messo solo adesso perché hanno sbagliato il progetto. Questo è il problema. Cioè, hanno messo Spider-Man un anno e mezzo dopo. Doveva uscire a dicembre dell'anno scorso. Perfetto, l'ho disarmata e adesso possiamo entrare tranquilli, tranquilli. Hai visto che bravo? Quindi è quello il problema, non è tanto il fatto che lo volevano, in realtà era già progettato, perché tu quando compravi il gioco al day one, come ho fatto io, nel bollino c'era scritto effettivamente Spider-Man verrà integrato gratuitamente per i possessori del gioco PS4, esclusivo, perché era una reference a Marvel Spider-Man per PS4, capito? Quindi non era tanto che lo volevano, era già di base che c'era Spider-Man, il problema è che l'hanno portato fino adesso ed è sbagliato.
perché esce il 30 novembre, esce fra pochi giorni. Avento di Spider-Verse è un capolavoro, cioè fatto bene, animazioni fantastiche, storia buona, personaggi fighi, pure per me è il migliore, sì, assolutamente d'accordo. Il gioco per PS4 di Spider-Man è simile al fumetto perché la storia mi è piaciuta molto. Sì, è una terra canonica del multiverso marvelliano, l'ho spiegato anche in un paio di video, l'ho detto anche in live. Marvel Spider-Man è comparso su Spider-Geddon, evento corale dello Spider-Verse. A tutti gli effetti il personaggio Peter Parker del gioco PS4 è presente nei fumetti. Esiste nei fumetti Marvel, perché è canonico. L'hanno creato nel gioco, ma l'hanno portato dentro i fumetti Marvel. A tutti gli effetti è canonico, come lo Spider-Man giapponese che ho raccontato in questi giorni, ovvero Takuya, che l'hanno creato i giapponesi nelle serie anni 70 e l'hanno portato nei fumetti Marvel. Quindi comunque è canonico. Quindi è molto molto importante questa roba qua da capire. Cioè no, è per quello che ti dico, è molto bella come storia ed è molto fumettistica. Abbastanza ispirata dell'universo Ultimate, ti devo dire. Però è canonico, quindi comunque vai tranquillo. È anche per quella che è bello. Adesso recupero tutto quello che mi avete detto, siete fantastici, quindi adoro leggervi. Va bene, il secondo gioco di Spider-Man credo che metteranno il costume nero di Toby. Ma non ha senso, non ha senso. Perché vabbè, quello di Fairy Tail dici, però Fairy Tail non c'è stata. È vero, il problema è che il costume nero è legato al simbionte, ragazzi. Perché il costume nero è il simbionte, quindi non ha molto senso. Mettere quello di Toby, ancora peggio, ipotizzo. Poi si vedrà, Ho letto Lanterna Verde rinasce e è diventato il mio momento preferito sul personaggio. Cioè, almeno fatemi un po' di storia, non te lo mettiamo ma senza storia, ma non ha senso. È quello che ti dico io di Spider-Man, purtroppo. Lanterna Verde rinascita in generale, il cartonato, quello di Jones, serve per raccontare le origini, è stupendo. In più, in generale, ho fatto comunque dei video sulle mie storie, sulle storie che consiglio di Lanterna Verde, perché me l'avevo chiesto. Credo forse anche Mattia me l'aveva chiesto. Quindi vatti a recuperare il video perché ti racconto un po' di storie di Lanterna Verde che secondo me vanno assolutamente fatte e sono tra le mie preferite. Dalla notte più profonda, Lanterna Verde Rinascita, Emerald Dawn, Secret Origins. Adoro il personaggio di Lanterna Verde, ragazzi, uno dei miei preferiti. Comunque, dopo Venom 2 non può uscire un film peggiore. Questo lo dici tu, caro mio. O semplicemente, dopo Venom 2 potreste smettere di andare al cinema. Per dire, Ma il video di oggi sta andando bene. Quello su Spider-Man, sì, è arrivato a 10k e passa. Quindi comunque grazie a tutti e anche grazie al vostro supporto, ovviamente. È andato in trend molto semplice. Sono contento. Adesso vedremo quello di Wolverine, quello che è uscito stasera sulla seconda parte di Wolverine all'inferno. Come è finito lo yogurt, Mattia? Ma dai, non hai fatto rifornimento? Boh, dovrei comprare gli omnibus, mo che mi sto approcciando o più avanti. No, gli omnibus servono proprio per approcciarsi, perché raccontano delle storie vecchie. O semplicemente servono per recuperare cicli narrativi completi. Poi ovviamente dipende. Tipo Civil War, Civil War recuperarlo in una forma diversa dall'omnibus non avrebbe senso, perché lo trovi completo. È proprio il modo con cui recuperarsi ad oggi Civil War è quella, caro mio. Quindi non potessi trovarlo in altre versioni interessanti. Cioè Civil War lo devi comprare proprio nell'omnibus. Per dire, ma come anche Fear Itself, Assedio, vari eventi Marvel, li compri ormai nell'omnibus. Perché recuperarti il Marvel miniserie di 10 anni fa non ti serve a niente. Hai l'omnibus, hai una storia completa, appunto. Semplice. Funziona così l'omnibus. È vero, spendi 30 euro, ma è una bella edizione cartonata, rilegata, ma soprattutto è una storia completa da 300 pagine, che comunque vale il prezzo. Te lo consiglio, tipo Fear Itself, di cui sto facendo anche i video. Merita. Tipo un omnibus vuoi comprare per approcciarmi a Daredevil, quello di Frank Miller, perché sarebbe tutta la run di Frank Miller, che comprende la saga di Elektra. Quindi quello è stupendo ed è una delle mie storie preferite. Anzi, la mia storia preferita di Daredevil. Quindi devi assolutamente prenderlo. È molto importante, tra l'altro, e merita. Veramente molto bello. Comunque la saga di Proctor l'ho trovata solo che costa 40 euro, quindi lo prendo tra un po'. Sì, la saga di Proctor costa un pochino, purtroppo. È il modo per approcciarsi agli Avengers di quegli anni in cui c'è Cavaliere Nero, ragazzi. Purtroppo sì. Perché è un volumone da 400 pagine passa. Quindi sì, costicchia. Però merita, L'ho iniziato a leggere in sti giorni e mi sta piacendo. Poi ve ne parlo. Scusate, recupero un pochino, Perché giustamente sta scrivendo tantissimo. Ciao Nemone, Badalano, ci vediamo in live. Grazie di essere passato Blade Runner, gentilissimo. Ti auguro una buona notte. Tanto fra poco continuo anch'io. Domani, visto che sono in DAD, gioco un po' di più a Lego Marvel. Ottimo, ottimo, bravo. L'universo Ultimate si può ancora recuperare, anche questa è introvabile, che i personaggi ebbero una serie Ultimate. Quasi tutti, Spider-Man, Wolverine, l'X-Men, Thor. Però sono storie molto piccole, gli Avengers e l'X-Men. Però ad oggi stanno recuperando, stanno facendo una sorta di edizione definitiva di Ultimates, la prima serie, quella disegnata da Brian Hitch.
per leggere proprio l'inizio dell'universo Ultimate. Però tutti hanno vissuto praticamente la serie Ultimate, eh? I principali, Fantastici 4, X-Men, eccetera. Molto molto bello, tra l'altro. E sì, potresti trovare comunque dei volumi, ma non so se ci sono degli effettivi omnibus completi. Purtroppo di queste robe non tutte le hanno fatte, ragazzi. Sono robe vecchiotte. Però merita, perché l'universo Ultimate a me piace. Soprattutto Spider-Man, ovviamente. Ma in realtà è bello anche gli Avengers. Anche perché nella Terra degli Ultimate, Teschio Rosso è il figlio di Capitan America. E vi ho detto già uno dei plot twist più giganti. Ok. Comunque dopo... Ok. Vediamo se... Mi sono recuperato tutto. Sì. Come si sarà il pubblico lo ama, se lo mettono spagnolo ci fanno ancora di più, sono sicuro. No, no, però per il personaggio di coso all'interno di Marvel Avengers, no, non vende più quel gioco, ha fatto flop da quando è uscito, ve lo dico perché è terrificante. Cioè, mi è piaciuto la portarlo anche leve e tutto, ma a parte la storia della carina, il gameplay è un po' una mezza chiave, che è tutto ripetitivo. E non è un gioco che non ha neanche fatto breccia nel cuore degli appassionati Marvel. Quello di Guardian della Galassia, sì, già molto meglio. Però, vabbè, era più scontato. Invece Capitan America Dimensione Z costa poco, solo 10 euro, quindi me lo prendo. Ma come cartonato o spillato? Sono un po' di numeri, Mi devo prendere The Ultimate perché sembra figa quella versione di Capitan America. È molto bella, sì. È quella dove appunto Teschio Rosso è suo figlio. È molto bello. Proprio gli Avengers sono belli. Lì scoprite effettivamente perché Nick Fury è nero, ragazzi. Perché è negli Ultimate Avengers che vedete che Nick Fury è nero. Ed è quello originale, non è il figlio, eh. Perché io ve l'ho sempre detto, nella Terra 616 c'è il figlio che è Nick Fury Jr. è nero. Comunque contento che anche le leve su Twitch si stanno riprendendo e ci sono sempre un po' di persone con cui chiacchierare di Marvel, eccetera. Quindi sono veramente contento. Il cartonato, ah, della Dimensione Z, ottimo, sì, non costa tanto, Perché all'epoca costavano meno rispetto ad oggi anche i cartonati base costano molto di più. Perché i maledetti sanno che sono l'unico a pubblicarli, quindi costano di più, come con la DC. Purtroppo è così, ragazzi. Morì. Oh, là. Aiuto. Mi sparo, mi picchiano, amici. Aiuto. Best console di sempre. Ingiustificabile, non ti so dire. Per me ti direi la PS2 come l'Xbox 360, ma come il Game Boy Advance. Ce ne sono veramente tante. Lo prenderò in poco tempo. Merita. Quella parte lì è veramente figa. Capite, la mia Dimensione Z mi piace un botto. Ma come storia, la storia del figlio e tutto è bella, ve la consiglio. Recuperatelo. Non si picchia il demo. Oh, mi picchiano. Che devo fare? Io ci provo, ma qui non mi lasciano chance. Lo so, mi prendo un po' di radiazioni, raga, però sennò ci muoio qua. Ho preso un po' di radiazioni, però devo sopravvivere. Dai che manca solo un mese a Natale, quindi mi prendo Secret Empire. È vero, domani è praticamente un mese a Natale. Merita, Secret Empire è figo. Voglio finirlo completo, tra l'altro. Adesso sto leggendo tante robe diverse, guarda. Infatti ho riabbandonato di nuovo i manga, perché l'unica cosa che al massimo continuo un po' di filato nel frattempo che leggo Spider-Man eccetera è Slam Dunk. Però adesso ho proprio smesso di recuperare roba nuova manga, perché è troppa roba. Più che altro perché hanno stampato Dragon Quest, ragazzi. Hanno ristampato Dragon Quest, l'avventura di Dai degli anni 90. Finalmente. Non vedevo l'ora, erano anni che lo aspettavo. Quindi porca miseria, lo devo assolutamente recuperare. Sto diventando Hulk, sì. Mi inietto tutto, divento radioattivo. Videogioco di supereroi? Il mio è Arkham Knight. Il mio preferito? È difficile, con tutto quello che ho giocato io è difficile. L'ho giocato quasi tutti. Da Batman Begins a Batman Vengeance a Spider-Man 1, 2, 3, Ultimate Spider-Man. È difficile, difficile. Il mio preferito è molto difficile. Allora, su Batman ti direi Arkham Asylum per la trama, Arkham Knight per il gameplay. Violarlo è impossibile. No, sì, è molto difficile, ragazzi, perché ho giocato tanta roba diversa. Però Arkham Knight lo avevo riniziato da poco, più che altro per Xbox, per la TV in HD, quindi mi è piaciuto anche tanto. E merita, è veramente figo. Indaga presso il luogo di battaglia. Abbiamo attivato una quest. Ma hai tutti gli spillati di Secret Empire? Certo, se vuoi ti posso fare anche una foto, ce l'ho di là.
Ho anche le variant. L'ho preso proprio con le variant di, se non sbaglio, dell'8, non mi ricordo. Ho proprio dallo 0 al 10 con l'Omega. Con le variant. Grazie di essere passato, Sonino, sei gentilissimo. Sì, tanto fra poco continuo ancora un pochino. Però grazie comunque di essere passato, Sonino. Ti auguro buonanotte. Non sto leggendo niente in generale da prima dell'estate. Ah, non va bene. Ma di manga? Questo lo capisco, eh. Che poi manco i manga che leggevo sempre. Lo so, ti capisco. Infatti anch'io. Ah, più che altro perché, sai, cercare anche di stare al passo con, tra virgolette, il lavoro web è difficile. Quindi devo essere sempre un po' sul pezzo a dire, ok, c'è l'argomento, allora appunto sulla Marvel. Perché sto un po' più sul pezzo. Quindi mi permette di più di stare a chiacchierare con voi. Se no non ci proverei neanche. Oh Madonna, l'ho denudata. Mi scusi. Racconta qualcosa di Wolverine. Arion. Ah, Wolverine ha avuto anche una tresca con Vedova Nera. Anzi, diciamo che Wolverine ha conosciuto Vedova Nera e l'ha salvata quando era una bambina. E poi si è innamorato di lei quando è cresciuta. Un po' come con tutte. Vedova Nera infatti lo chiama zio Logan, perché lo conosce tipo da 80 anni. Non sembra, eh? Tipo blocco del lettore. Più che altro è perché leggo sempre un'altra roba diversa. Perché io si prendo i manga, tipo prendo Slam Dunk, prendo anche robe come One Piece per mettermi in pari, vado una Madonna, cioè non mi fermo più. Non mi fermo. Il problema è che, a parte trovare un po' il tempo, è proprio il fare le cose diverse. Se mi dedico a Spider-Man, leggo Spider-Man. Se mi leggo a quella cosa, mi dedico a quella cosa. Quindi faccio fatica a portarli tutti insieme bene. Soprattutto con i manga. Adesso proprio li ho un po' smollati perché fare i video sulla Marvel in questo modo, tipo questa nuova storia di Wolverine, eccetera. Raga, preferisco stare sul pezzo quello un po' perché va a beneficio di tutti, a avere domande, avere nuovi video da fare, avere contenuti, avere like, cioè mi permette di andare avanti. Se mi metto a fare roba dei manga adesso in questo momento non mi beneficia niente perché non ho idee per i video, cioè non mi serve, capito? Quindi preferisco stare sul pezzo su ste robe perché ogni volta che leggo una roba mi viene la scintilla e dico ok, faccio quello, se no come Wolverine che questa storia qui me la stanno chiedendo tutti. Dove si recupera questo? Oh mio Dio, ma è bellissimo, dove la recupero? Raga. Si recupera dal 259 di Wolverine, non è mai stata riedizionata ed è una delle storie più belle di Wolverine. Quindi sono contento vi stia piacendo. Però non esiste, non è stata mai riedizionata, ragazzi. Questo è il problema. Non c'è da nessuna parte, perché non l'hanno mai ristampata. L'ho trovata dal numero 259. Io l'ho letta quando è uscita, 10 anni fa. E non la potete recuperare se non col mensile. E questo è un problema. Perché non si sono mai impegnati a ristampare il ciclo di Wolverine di Jason Aaron, del prezzemolo Aaron. Ed è una delle storie più belle. Io ancora non ho capito per quale motivo non c'è. Però vabbè. E per quello ve la sto raccontando, perché mi piace. Hai visto Stampare i bordi di Zero Calcare? Ancora no, purtroppo no. Me lo state chiedendo in tanti, però purtroppo no. E quando ne parlo o farò un video probabilmente giusto per dire il mio apprezzamento o meno, quindi farò un piccolo video recap per dare proprio la mia, come dire, il mio parere, perché me lo sto chiedendo in tanti e ci tengo, perché comunque se mi emoziona una roba ci faccio un video per puro interesse, però purtroppo non ho avuto il tempo, quindi o lo guardo in questi giorni nel weekend Sicurezza è troppo magari, alta. o se no non lo so, però sono molto curioso. Ma no, una curiosità, quando un video va virale, quanti follower guadagni all'incirca? Ti dico subito. È andato un po' virale quello di Spider-Man. Ha fatto 11K400. Quello di Wolverine un po' meno, 1400, però va bene. Quello di Wolverine, cioè quello di Spider-Man oggi di Penny Parker, ha fatto 11K400 in giornata. È uscito letteralmente 12 ore fa. E ha fatto 11K. Contando queste views, fai conto che adesso io sono a 5.758. Con questo video più o meno virale, perché i virali per me sono dei 20-30 in su, perché 10k ancora li faccio, ho fatto se no 20-30 più o meno, perché ero quasi a 5.700 e basta. Adesso sono 5.758, quindi 20-30 li avrò fatti più o meno, ma non ti so dare un conteggio, perché comunque non vado a controllare nello specifico. Non ti so dire nello specifico. Più o meno siamo là.
Però vabbè, pazienza, cioè non mi baso tanto su questi tipi di numeri, ma interessa la gente che si appassiona, che mi chiede la roba, che sia stimolata dalla storia, quindi sono contento che vi stia piacendo, visto che qualcuno apprezzava. A me interessa quello, mi interessa che lo apprezziate, che effettivamente guardandolo dite: ah cavoli, però questa storia di Wolverine è veramente bella, è una roba che nessuno ha mai raccontato, per forza, è introvabile. Non la potete trovare in un altro modo se non ve la racconto io o all'interno del mestiere di Wolverine, perché non c'è da nessun'altra parte. Quindi mi sono contento comunque piaccia. Sacco a pelo, posso dormire, recuperiamo vita. Ok. È su, era appunto, non riesce a passare tanto spesso per la storia della scuola. Era passato prima, però non passa tanto spesso. Ma le varianti Secret Pie sono trovabili? No, non credo. Sono comunque di quando è stato pubblicato. Le variant devi contare che hanno una produzione tipo meno della metà di quanto vengono pubblicati i fumetti normali. Se tipo ci sono 100 copie, 10 sono le variant. Molto semplice. Quindi vanno via abbastanza in fretta e fai molta fatica a trovarli ad oggi, dopo 6 anni che sono stati pubblicati i fumetti. Fai veramente tanta fatica. Quindi non credo proprio che tu riesca a trovarli per ora. Poi magari da qualche parte ancora si trova, ma è molto difficile. Ok, ti dico solo come c'è di citazione Evangelion. Oh, bello, bello, ci sta, mi piace Evangelion. Dovrei giusto finirlo. Ok, perfetto. Quindi direi di concludere giusto la missione. Volevo prendere, ma vabbè, almeno mi rileggo la storia. Sì, ma infatti, l'importante è che secondo me te lo leggi. Poi le variant sono un'opzione per il collezionismo. Anche se sono comunque molto belli in questo caso, perché a me piacciono, sono fatte molto bene. Eccoci qua. Vediamo quanto dura ancora la quest. Una volta comunque finita questa parte, ci salutiamo. E ci sentiamo domani come al solito con nuovi video e poi la live serale solita alle 9:30. Ma sono le copertine del primo di Capitan America. Mi metto come poster è figo. E il problema è con che qualità la trovi. Perché essendo un fumetto molto vecchio, non so se l'hanno mai stampata in full HD. Bella come idea, però non so quanto lo trovi. Va a vedere se c'è proprio un poster ufficiale di quella cover. Perché magari l'hanno fatta, Mi è piaciuto molto, anche se non ho mai iniziato un fumetto. Leggetevi da sempre l'armadillo, che bello. A me Zero Calcare piace molto, quella la cosa. Per il stile, per il disegno e per il concept. Potresti fare dei video delle migliori storie per ogni personaggio. In realtà lo sto già facendo. È quella la cosa. È proprio il mio intento, perché vi sto raccontando proprio delle storie così come sono nel fumetto. Cioè non... come dire... non raccontandovi il fumetto in sé come un'apparizione, menate varie. No, vi sto raccontando la narrativa del fumetto stesso, pagina per pagina. Lo sto già facendo perché il mio intento è raccontare proprio anche storie veramente poco conosciute. Poi vi racconto anche la storia tipo delle gemme dell'infinito, tutte queste robe qua ve le racconto. Piano piano arriva il video su tutto. No, ma me la stampa e la metto provvisoriamente, poi quando lo trovo cambiato. Mi puoi mandare le foto di Secret Empire, va bene? Ma vuoi vedere le cover o me o come? Se no ti posso far vedere la costola, perché sono un po' sotto tanti altri fumetti che dovrei leggere, quindi sarebbe un po' pesante tirare via tutti e farteli vedere. Poi ti posso far vedere che ce li ho, però... anche perché le cover basta comunque cercarle su internet e le trovi. Fai Secret Empire cover variant e lo trovi. Aia. Grazie di essere passato, Erion. Ti auguro comunque una buona notte. Grazie mille. Spero tu ti sia divertito. Aia. E vabbè. Sono forti sti qua. No, più che altro perché li ho tanti. Ma nel caso se vuoi lo faccio, non è un problema. Se per vedere le variant te le faccio vedere. Non posso fartele vedere singolarmente perché è un po' un macello. Ma te le faccio vedere, non è un problema. Perché appunto se devi prendere il primo numero dell'originale e farti la stampa per metterlo in camera è una bella idea, Non è che non so con che qualità lo trovi. Che ne pensi del... è una cosa brutta. Cosa brutta che non si fa. Aia. Vabbè. Devo usare un altro tipo di arma, troppo lento. È una copertina di Star-Lord questa qui, ci assomiglia.
Ma porca. Sono d'accordo, beh, giustamente. Non ti preoccupare, quando leggi ve lo dice, vi fai vedere, non ti preoccupare. No, 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 è perché tanto lo leggerò fra un po' di tempo, per quello. Dovrei recuperare un po' di roba prima di leggerlo, quindi lo faccio volentieri. Ora che leggerò Secret Empire ce ne vuole, mi sto recuperando un po' di altra roba adesso. Faccio un po' fatica. Un po' di roba in mezzo. Adesso non mi ha sentito subito, vabbè. Me la stampo la stampante? Sì, no, è la qualità visiva che io dico. Cioè, essendo un fumetto di quel tipo, se tu la cerchi su internet, non so se c'è una sorta di versione HD della copertina, capito? E quando te la stampi su carta viene bella. Magari la trovi tipo in 480 tutta sgranata, perché è un fumetto vecchio. Non so se hanno fatto una versione digitale bella, tutto qua. Quello volevo dire. Io mi compro l'Omnibus e sono a posto, di Secret Empire. Vabbè, ci sta. Ti perdi le variant che sono molto belle, però ognuno fa quello che può. Io perché l'ho preso al lancio, quando è uscito l'ho comprato subito, ero intrigato, ho detto vabbè lo prendo. Poi magari lo leggo fra un po', ma l'ho preso subito. Adesso sono 45, è un po' purtroppo quel pezzo è quello che ti stompa e ti fa allontanare da Naruto, nonostante il pezzo di Pain. È proprio quello il problema, quello è il pezzo più noioso di Naruto, secondo me. Infatti io dopo il 47 non sono andato avanti, non c'ho voglia. Quarta guerra ninja di sto cacchio. Troppo, troppo pesante da leggere. Veramente non mi diverte. Peccato perché c'era prima Pain. Il problema è proprio quello. Lì si impantana Naruto, diventa troppo pesante, non mi piace. E questo è brutto, quando un manga di questo tipo, sai che ce l'hai tutto, lo vuoi finire, ma non vai avanti perché diventa impantanato, perché l'autore non sa bene cosa fare, si capisce. Purtroppo Kishimoto c'ha questo problema. Quando era bambino era molto più figo, sì, sono d'accordo, è vero. Preferire la parte prima o meno non è corretto, però a livello di trama sì. Perché comunque era tutto nuovo, era una scoperta, e come andava avanti era bello, però la parte di Pain è meravigliosa. La parte con Jiraiya è stupenda. Anche la parte dopo è bella. Il problema è che proprio nel pezzo della quarta guerra ninja si impantana, va nel fango. È come cadere nelle sabbie mobili. Più vai avanti che lo vuoi leggere, più ti stufa. Io ho proprio avuto questa sensazione. Ero come nelle sabbie mobili con... Ah, vedi tra l'altro come ho parlato. Ero nelle sabbie mobili con quel pezzo della guerra ninja. Perché più vai avanti, più ti passa la voglia. E dici, vabbè, non lo faccio più e lo abbandoni. Ti fai inghiottire. Beh, pensate che metafore, tra l'altro. Vabbè. Pensate che metafore. Vabbè, così buttiamolo, tanto non lo usiamo. Ok, possiamo salvare, che almeno qua ci siamo salvati, quindi... Cerchiamo di sopravvivere sto pezzo che abbiamo fatto anche un bel po'. Ah, guardalo lì il maledetto. Guardalo lì il maledetto. Ahi. Perfetto, one shotato. Ho pianto di nuovo perché ho riguardato l'ultimo episodio di Pementieri. No, ma allora lo fai apposta. Dai, che poi fai piangere anche me. Porca miseria, io cerco di non pensarci. Mannaggia. Però sì, ti capisco, è stata battuta 915 milioni di dollari. Ecco, penso che sia una cosa un po' irreplicabile ad oggi. Quindi sì, lo capisco. Ma anche quello di Amazing Spider-Man è stato venduto tipo da poco a una cifra tipo da milioni. Quindi io capisco forse degli obiettivi nella vita, ma credo che questo sia un po' eccessivo. Bisogna anche contestualizzare, quindi. Hai visto Banana Fish? No, l'ho letto. Molto bello, classico poliziesco degli anni 80. Molto bellino. Più che altro perché l'avevano riedizionato da poco. Molto bello. Aia. Aiaiaiaia. Ok. Non ho vita. Ah, mi ha preso, mannaggia. Non ho fatto in tempo. Che poi dovevano fare altre due stagioni, ma Tore Shelda non voleva continuare. No, ma in realtà sarebbe comunque finito in quel modo. Cioè, a livello di trama era perfetto. In quel caso Jim Parsons ha fatto bene, perché non avrebbe avuto senso continuarlo. Banana Fish è bello, sì. Come Cowboy Bebop. C'è uno di quei finali che ti lascia un po' con l'amaro in bocca, però... È fatto apposta per la trama, ovviamente. No, questo è un poco...
Ok. Beh, ho un furtivo abbastanza decente, più o meno. Sono riuscito ad arrivare a questa distanza da lui. Perfetto. Doppio colpo, easy. Ok, vediamo se andando di qua ce la facciamo. Però sono belli questi pezzi, vedi, perché comunque sono molto try and error, no? Li rifai, cerchi di capire come andare avanti. Sono belle queste robe di Fallout. Lo personaggio preferito di Banana Fish è il protagonista. Non mi ricordo come si chiama perché faccio confusione con i nomi giapponesi. Perdonami, ma è un casino. In più l'ho letto comunque diverso tempo fa. Però mi piace molto il protagonista, il biondo. Il biondo che non invecchia. Ok. Risalviamo. Piano, piano, piano. No, via, 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 via. Che poi io mi affeziono molto di più ai personaggi di serie divertenti e lunghe di ogni altra serie. Perché ti entrano molto di più nel cuore, perché li rivivi quotidianamente. Perché con le serie comiche comunque rivedi sempre quell'ambientazione, quella casa, quel concept. Quindi è normale che tu ti affezioni tanto di più a quello che è un personaggio di Breaking Bad. Ma è normale, lo capisco. Perché comunque è quello. E si chiama Ash, anche il mio personaggio preferito. Ecco, perdonami perché non me lo ricordo, avendo letto diverso tempo fa. Mi piace molto lui perché è bello, cioè mi piacciono i protagonisti così. Grazie di essere passato, Pekka, gentilissimo, a domani. Buonanotte. Sì, ti senti parte del gruppo, la vivi come loro. Poi con B21 in particolar modo ho proprio vissuto quel mondo nerd. Cioè io mi sono appassionato più a questo mondo proprio perché seguivo loro. E magari è sciocco da dire, però è vero. Oltre a sentirmi parte, vivevo proprio quel mood e le citazioni e i riferimenti diventavano parte della mia vita. Cioè mi informavo su quelle robe lì. La mia cultura partiva da quello ed è la cultura più realistica. È quello il vero nerd, non quello di oggi che si guarda l'MCU. Capito quello che voglio dire, no? Ciao cane, ti lascio via. Ah, scusa. Ha aperto lui, comunque è bravissimo. Ok, attenzione. Ai. Carica. Vai. Ce la dobbiamo fare. Io ci ho passato 12 anni, altro che l'estate. Ho passato 12 anni con quella sera. Da quando è uscita che l'ho guardata io vi in teoria. Dal 2007. No, su quel livello lì no. L'unica che ci potrebbe arrivare come simpatia di tutte è Community, ma è una comedy, non è una sitcom. Di sitcom che parla di quelle cose lì non c'è, perché è proprio un argomento tra virgolette esclusivo di Big Bang Theory. Nessuna può arrivare a quel livello proprio a livello di trama o come è stata svolta. Assolutamente. È proprio unica. Unica nel suo genere, sotto ogni aspetto narrativo. Oh cacchio, questo è radioattivo. Porca miseria, questo è fortissimo. Gollo luminescente. Ah, no, non ce la possiamo fare. No, troppo difficile. Dobbiamo pensarlo in un altro modo. Vediamo se mi riesco a ingegnare l'ultima volta. Se no proviamo domani o quando sarà. Perché... si è fatta una certa. Ma più che altro perché sono troppo forti. Allora, un fan MSU. Volevo dire un ghoul. sono la stessa cosa, eh. Però purtroppo è vero. Non è per essere cattivo, però è vero. Cioè, sono proprio altri concept, altre dinamiche. Quella è la trama di Fallout. Sopravvivere. Cioè, ci siamo risvegliati proprio in questo post-apocalittico dove c'è stata una guerra termonucleare che ha spazzato via l'umanità. Le persone si sono nascoste all'interno dei vault, ovvero delle basi sotterranee costruite appositamente dal genere umano per sopravvivere appunto alle bombe. E uscendo fuori ci sono appunto questi esseri che sono mutati, che sono appunto i ghoul, e poi altre razze tipo i bruti, eccetera. E noi dobbiamo
praticamente cerca di salvare nostra figlia che viene rapita da dei banditi. Solo che per farlo dobbiamo superare tanti step. E continueremo domani il nostro, la nostra avventura nel post-apocalittico. Però siamo andati comunque avanti parecchio. Ragazzi, io comunque vi ringrazio. Vi auguro comunque una buonanotte. Se volete, domani lo continuiamo direttamente da qua. E ci sta. Comunque, una bella trama. È molto bello più che altro per tutte le robe di. Sentite quello che dice un Gould. Tom Holland. Scan, è perfetto. Come al solito. E quindi niente, sì. Mi raccomando, andatevi a recuperare i nuovi video. Vi auguro una buonanotte e ci sentiamo domani per tutto. Grazie, grazie a voi. Ciao.